Buongiorno ai nostri amici e buongiorno, buongiorno anche a Carlo buongiorno. Di Pietro. Buongiorno. Carlo, noi ci ritroviamo a distanza di un paio di mesi, mi pare, 2 mesi e mezzo forse, o qualcosina in più. E ci siamo ritrovati perché ho saputo di una tua ricerca. Ce ne puoi parlare? Sì, io innanzitutto saluto tutti gli ascoltatori e la ringrazio come sempre per questo viaggio che ormai ogni tanto lei fa qui per venirmi ad intervistare. Mi sono permesso in questa occasione di prendere qualche appunto e di fare una piccola scaletta, perché l'altra volta ho parlato a braccio, questa volta l'argomento è molto più complesso, ricco di citazioni che a mente non riesco a ricordare tutte, quindi non la prenda male, ecco. Questa mia ricerca non è detto che sarà pubblicata. Intendo prima fare gli esercizi spirituali e confrontarmi a fondo, e solo quando sarà possibile, con chi sapientemente mi consiglia. Poi si vedrà, se Dio vuole, se sarà pubblicata o meno. Nel frattempo mi sono tenuto impegnato nei momenti in cui non avevo nulla da fare. Ho dedicato il mio tempo a questa ricerca, anche perché sono nemico dell'ozio. L'ozio non mi piace e mi procura anche dei guai, diciamo così. Quindi, come dice la scrittura, l'amico fedele è una forte protezione e chi lo trova, trova un tesoro. E San Francesco di Sales spiega questo passo e dice: la tua guida per te deve rimanere sempre un angelo, ti farà timorato di Dio e ti darà moderazione e misura. E l'imitazione di Cristo, libro fondamentale, ci ammonisce: ciascuno preferisce agire a suo talento ed è maggiormente portato verso chi gli dà ragione, ma se Dio è dentro di noi dobbiamo lasciar perdere i nostri desideri, stare sottomessi, vivere soggetti ad un superiore e non disporre di sé. È cosa grande e valida. Pertanto io mi rimetto a quelli che saranno i consigli di chi il Padre Eterno mi ha fatto incontrare come guida, come amico, come angelo, in senso metaforico. Certamente. Voglio partire da un esempio di cosiddetto papa eretico e così parto nella mia ricerca. Credo di aver compiuto una minuziosa ed utile ricerca fra centinaia di autori su un argomento che non ho mai visto così catalogato e semplificato, perché ci sono, per l'amor di Dio, validissimi autori che sono 1000 volte più competenti di me, che hanno parlato dell'argomento. Tuttavia non ho mai visto una sorta di catalogo tipo Danziger, con un elenco alfabetico, un elenco di documenti, un elenco di nomi e cognomi di tutti quegli autori, quegli eruditi che hanno parlato dell'argomento. Certamente dovrò migliorarla in futuro, come già mi è stato fatto notare da chi ha potuto leggere una sorta di anteprima, perché ovviamente non ho potuto inserire tutti gli autori, c'è bisogno di tanti anni, insomma, per fare un lavoro che poi, se Dio vorrà, piano piano andrò a completare. Ho prestato massima attenzione a conservare inalterato il pensiero degli autori, pur adeguandone al tempo presente il linguaggio usato e fornendo numerose traduzioni, per le quali ringrazio due amici, due persone competenti anche in latino, soprattutto nel linguaggio giuridico, che ringrazio, sono Marco Martone e Francesco Salvatore Rea. Questo, diciamo, per rispondere alla prima domanda. Ecco, ma questa tua ricerca di cosa parla, di cosa tratta? Allora, innanzitutto vorrei dire che ogni caso, soprattutto in questa materia che è veramente vitale, vuole la sua risposta ortodossa. Io lo scrivo chiaramente in questi appunti che voglio condividere con gli ascoltatori e con lei, dove per ortodossa non intendo fozziana, per l'amor di Dio, intendo cattolica. A questa risposta talvolta possiamo giungere solamente considerando le logiche naturali analogie. Quindi non più una risposta, ma la sola
corretta risposta. Noi non siamo dei relativisti. Ora, a questo punto va detto che un tempo esisteva il Sant'Uffizio, al quale si scriveva, si ricorreva per ottenere quel responso certamente cattolico. Poi il Sant'Uffizio è stato debellato dal democristiano, tra virgolette, Montini. Poi non c'è un'autorità che dirime definitivamente le questioni più o meno complesse, pertanto dobbiamo poggiare le nostre conclusioni sempre sulla dottrina definita. Tuttavia, dobbiamo guardare alle analogie fra queste vecchie e già risolte questioni ed i problemi dell'era presente. Perché? Perché un peccato è sempre un peccato. Una cosa che è falsa è sempre una cosa falsa. Va solo individuata, smascherata e combattuta con l'uso della dottrina cattolica, quindi della retta ragione. Faccio un breve esempio riguardante la questione. Sì. Anzi no, l'esempio lo portiamo dopo, quando parleremo dell'infallibilità, se mi consenti. Certamente. Io qui scrivo, insomma, prendo anche, ho aggiunto anche degli appunti a matita, perché poi stamattina, ripensandoci, mi è venuto in mente qualche altra cosa. Adesso tanti errori ci vengono presentati sotto veste di pastorale, quindi un cosiddetto pastore va dalla sua pecorella, povera pecorella, perché si tratta di un lupo e non di un pastore, e dietro veste di pastorale gli consiglia, o quantomeno lo esorta, lo condiziona a compiere qualsiasi peccato, qualsiasi porcheria. E tuttavia si tratta sempre di un errore. Certo. Oh, e di un errore dottrinale. Perché se non ci fosse questo errore dottrinale alla base della pastorale di questo cosiddetto pastore, l'errore non esisterebbe. L'errore esiste sempre solo perché c'è una dottrina sbagliata alle spalle di chi la presenta. Certo. Poi me la puoi presentare sotto veste di dogma, me la puoi presentare sotto veste di errore di pastorale, di consiglio, ma c'è sempre una dottrina sbagliata alle spalle. Il rapporto di causa-effetto. Certo, certo. Dunque, il mio volumetto si intitola La questione del cosiddetto paperetico, e paperetico è scritto volontariamente tra virgolette, poiché intendo studiare l'ipotesi di quel designato papa legalmente, ossia secondo il diritto, e da chi deve provvedere alla provvista della sede, ossia il conclave in primis. Tuttavia, un cosiddetto paperetico tra virgolette che con ordinarietà favorisce e distribuisce l'errore, per iscritto o verbalmente, nella teoria o nella prassi, poco importa, pur tuttavia la Santa Chiesa non lo ha affatto ancora dichiarato eretico ed espulso. Ecco perché scrivo cosiddetto Papa eretico. Oggi tanti nominali cattolici, ed io per primo, quando scrissi Apologia del Papato, e Dio mi perdoni per questo grave errore, qui lo sottolineo, lo evidenzio, non capiscono che c'è una differenza abissale fra un soggetto che diffonde l'errore, in questo caso l'eresia, nel nostro esempio, ed un soggetto che è già condannato dalla Chiesa per tale crimine. Sono due casi differenti che vanno studiati per sé, ognuno per sé. C'è differenza fra il designato Papa, che per assurdo viene scelto fra i membri della setta luterana. C'è differenza, e dico per assurdo, ma ormai con i tempi che corrono nulla è più assurdo. Resta sempre assurdo, ma tutto diventa possibile. C'è differenza fra il designato Papa che viene scelto fra gli eretici già condannati dalla Chiesa per nome e cognome e che non hanno tuttavia ancora aderito ad una setta al di fuori della Chiesa.
C'è differenza fra il designato Papa che diffonde le tante eresie della setta luterana, per esempio, aggiunte ad altre, la sintesi di tutte le eresie, il modernismo, pur tuttavia ancora fa parte della Chiesa collettivo umano, non essendo ancora dalla Chiesa stato scacciato e giudicato, reciso, giudicato prima, eventualmente reciso poi. Quindi nel caso del cosiddetto papa eretico, cosa intendo per Chiesa? Quindi primo concetto, differenza fra chi diffonde l'errore e chi è già stato condannato per questo errore. Sono due casi totalmente diversi. Secondo dato fondamentale, cosa intendiamo per Chiesa che alla resa dei conti deve giudicare e scacciare il tale? Perché anche su questo oggi si leggono e si sentono tante fantasie. Fantasie che anche io ebbi e contribuì a divulgare per una cosa che non avevo capito, per ignoranza, certo. Purtroppo. Lo può giudicare eretico pertinace il vicino di casa che prega la Madonna? Io qui pongo una serie di domande. Può farlo il gestore di tale sito web nominalmente cattolico? Può farlo il fedele che va in visita al cosiddetto papa eretico e Denzinger alla mano, raccolta delle sentenze della Chiesa alla mano, gli dimostra che sta sbagliando? Possono farlo le comunità di cosiddette tradizionalisti, tra virgolette? No, niente affatto. Nessuno di questi può farlo. Non è questo il modo, questo è giacobinismo, questa è rivoluzione. Può farlo solo la Chiesa, la regola ce la comanda il codice di diritto canonico, Codex Iuris Canonici del 1917, capitolo 2, canoni 222-229. Sullo stesso argomento restano quasi invariati anche nel simulacro contemporaneo che volle, se non erro, Wojtyla. La risposta ci viene dunque dalla legge stessa. Hanno il diritto, quindi, di giudicare ed eventualmente di deporre, in primis i cardinali, i patriarchi, i primati arcivescovi e vescovi residenziali, non vescovi vaganti, come si usa dire adesso, abati o prelati nullius, eccetera. Ossia, quegli abati, quei prelati, che hanno una giurisdizione quasi episcopale e godono di privilegi episcopali, ma non hanno una diocesi. Diciamo gli abati per brevità, ossia hanno il diritto di dichiarare la sede vacante le stesse persone che abbiamo appena visto, o persona morale, che hanno il diritto e dovere di provvedere alla provvista della sede, ovvero di designare il pontefice. Questo, oltre che di diritto canonico, è di diritto naturale. È necessario dare una successione legale ed ininterrotta. Poi, se questa successione, come accade, come accadeva, adesso non accade neanche più, presso Costantinopoli, è una successione solamente materiale, un argomento di cui se ne parlerà in un capitolo del libro molto corposo, ma non è questo il caso. Non è questo il caso. No. Ecco, Carlo, a me verrebbero tante domande, ma te ne faccio una in particolare, prego, perché ritengo importante. Puoi precisare meglio la questione della pertinacia? Di cui abbiamo appena parlato, sì. Allora, questo è importante, lo devo leggere perché è certo. Molto, molto, deve essere capito. Guarda, io apprezzo il fatto che tu abbia scritto tutti questi appunti, perché mi rendo conto che l'argomento è estremamente importante e bisogna essere precisi. È una questione anche di coscienza. Esatto, sì. E quindi ritengo veramente che sia stato un qualcosa di molto saggio da parte tua avere degli appunti da leggere, quindi li vedo sinceramente come una ricchezza di questa intervista. Grazie. Allora, quindi, riguardante la pertinacia, con un peccato formale contro la fede, secondo i migliori teologi, si cessa del tutto e per il fatto stesso di far parte della Chiesa, corpo mistico. Ma se, come nel caso del cosiddetto papa eretico, ipotesi 3 che ho accennato, certo, prima, certo, sì, non si è ancora dichiarati formalmente eretici dalla Chiesa e scomunicati da essi, si è ancora membri della Chiesa almeno quanto alla sua vita sociale ed esterna, Chiesa collettivo umano.
per essere proprio paesano. Questo è oggettivamente riscontrabile già dai palazzi che l'oggetto occupa e dai privilegi dei quali gode. E questo è solo il riscontro visivo, immediato, contro cui le obiezioni poco tengono. Tanto più che non si può sapere con assoluta certezza, né ancor meno dimostrare, che il soggetto ha perso l'abito della fede. Pertanto, senza una dichiarazione di chi può dichiarare, non possiamo neanche sapere se il soggetto ha perso l'abito della fede. A questo punto io domando agli ascoltatori di non annoiarsi, tuttavia vorrei fare qualche citazione che ho appuntato per spiegare meglio la questione con le parole di dottori della Chiesa, di santi, insomma, non con le mie parole, che ecco, sono un giornalista, io faccio una ricerca, non oso mettermi a fare teologia. Quello che dico l'ho letto su scritti di sapienti e provo a riportarlo. San Girolamo, quindi, a proposito della pertinacia, San Girolamo rileva che spesso il giudizio del popolo e del volgo è in errore. Quindi, quella persona eretica e si punta il dito. Che significa eretico? Eretico materiale, eretico formale, è consapevole, non è consapevole. Ma io gli ho fatto vedere il Denzinger, lì c'è scritto che lui è in errore, deve averlo capito. No, perché io non sono chiesa docente. Io sono uno di strada, si trova a fare una chiacchierata con un amico, gli fa vedere il Denzinger, sì. Gli ho presentato la dottrina, ma lui non è tenuto a credermi. Allora è necessario che la Chiesa, o quantomeno sotto certi aspetti, dovrebbe essere tenuto, se ci sono alcune caratteristiche. Tuttavia, non è tenuto a credere a me, bisogna credere alla Chiesa. Poi ne parleremo a proposito dell'infallibilità indiretta e dell'infallibilità diretta. Non anticipo nulla. Certamente. San Tommaso d'Aquino, commentando anche San Girolamo, dice: la mitezza ricordata vuole che l'eretico sia ammonito una o due volte, ma se non vuole ravvedersi deve considerarsi perduto secondo le parole dell'apostolo. Questa è la somma teologica. Ed ancora, nella Chiesa è presente la misericordia che tende a convertire gli erranti. Essa perciò non condanna subito, ma dopo la prima e la seconda ammonizione, come insegna l'apostolo, sta citando San Paolo, che poi vedremo. Dopodiché, se l'eretico rimane ostinato, quindi correzioni, una, due, da parte della Chiesa, se l'eretico rimane ostinato, disperando della sua conversione, provvede alla salvezza degli altri, separandolo da sé con sentenza di scomunica. Quindi, la sentenza di scomunica separa dal collettivo umano, poi quella persona probabilmente, interiormente, per eresia, per crimine contro la fede, già era fuori dal protagonista. Scrive infatti San Girolamo: la carne marcita deve essere tagliata e la pecora rognosa va allontanata dal gregge, affinché non arda, non si corrompa, non imputridisca e non muoia tutto. Casa, pasta, corpo, gregge. Ario in Alessandria era una scintilla, ma poiché non fu subito soffocato, le sue fiamme hanno devastato tutto il mondo. Ora, San Tommaso d'Aquino con San Girolamo usano San Paolo, Tito 3, 10-11. Dopo una o due ammonizioni, fuggi l'eretico, sapendo che un tale individuo è pervertito e pecca, già condannato per suo stesso giudizio. Allora molti pensano, come pensavo anch'io, ne sono onesto, me lo fece capire Don Francesco Ricossa, me lo fece capire Don Ugo Carandino, me lo fece capire Don Giuseppe Murro, me lo fecero capire gli scritti di Monsignor Donald Sambor. Una o due ammonizioni non le devo fare io, non le deve fare Renzi, le deve fare la Chiesa. E infatti l'esegesi corretta a questo passo della Vulgata, come tutti i commentatori della Bibbia fanno, è: la parola eretico significa colui che sostiene con pertinacia una particolare opinione contraria alla dottrina della Chiesa, alle decisioni della quale superbamente resiste. Se costui, dopo la prima o la seconda ammonizione del vescovo, il quale ha giurisdizione
sul soggetto, nella fattispecie questa esegesi, non si ritrae dall'errore, deve essere separato dalla Chiesa. Tuttavia si sentenzia, come vuole San Paolo, che già egli da se stesso si condanna resistendo alla verità. Ed ecco le due differenze: separazione per pertinacia dal corpo mistico, separazione dal collettivo umano. Quindi, rompendo l'unità con la Chiesa, e da lei si separa nell'anima, diciamo così, per seguire la propria opinione nell'intelletto. Pertanto nessuno deve meravigliarsi se come incorreggibile e disperato sia punito con la sentenza di scomunica dal proprio vescovo. Quindi venga reciso dalla Chiesa, collettivo umano. A questo punto vorrei citare, se non sono noioso, Papa Leone XIII, nella Satis Cognitum. Lui spiega, senza che lo vado a leggere, Papa Leone XIII usa nella Satis Cognitum, a proposito di questo passo, anche di un altro passo di San Matteo, usa San Giacomo e usa Sant'Agostino, perché San Giacomo dice: chiunque avrà mancato in un punto solo dei comandamenti si è reso colpevole di tutto. Giustamente, Leone XIII spiega, dice: certo, quello che vale per il peccato morale, contro cui si vede che la persona che compie peccato non rispetta la maestà di Dio perché va contro le leggi di Dio, vale ancora di più per chi fa peccato contro la fede, perché in quel caso è oggettivo che il soggetto ricusa di venerare Dio come somma verità. Ok? E quindi dimostra di aver perduto del tutto la fede. A questo punto Leone XIII cita Sant'Agostino, il quale dice: in molte cose concordano con me gli eretici, in alcune poche no, ma per quelle poche cose in cui non concordano con me, a nulla giovano loro le molte in cui convergono con me. E questo Papa Leone XIII dice, e con ragione, e spiega, poi usando 1 Corinzi 10:5, spiega appunto perché. Questo è un documento dogmatico della Chiesa, sulla Chiesa, e anche contro l'ecumenismo. Quindi non guardare a ciò che ci unisce, ma guardare a ciò che ci separa. Certo. Perché sui punti di dottrina, sulla fede, basta un errore per non avere più la fede cattolica, per non essere più cristiani. Ora, davanti alla domanda: i protestanti sono cristiani? La risposta è: non sono cristiani, e ce lo dicono tanti papi dimostrandolo. Nella Mystici Corporis, Papa Pio XII, un altro documento fondamentale, questi sono tutte encicliche, secondo i fallibilisti le encicliche sarebbero fallibili, nella realtà sono documenti dogmatici. Di questo ne parleremo poi. Quando parleremo della Pio XII, le encicliche sono qui, per esempio, questo è un Dall'Oglio, una raccolta. Secondo i fallibilisti questa è Topolino, cioè, lo puoi leggere più o meno, una lettura interessante, ma ha il valore del sottobicchiere sotto certi aspetti. Allora, Pio XII nella Mystici Corporis usa infallibilmente, perché quando il Papa, quando la Chiesa in comunione con Pietro, o Pietro da solo, commenta la scrittura per esporre una dottrina, è infallibile. Usa San Matteo 18:17 e dice: sicché colui il quale abbia ricusato di ascoltare la Chiesa, che deve, secondo l'ordine di Dio, ritenersi come etnico e pubblicano. Quindi, secondo l'ordine di Dio, diritto divino. Ma chi abbia ricusato di ascoltare la Chiesa? Ora, non il signore Liamente e Carlo Di Pietro, che vanno dal cosiddetto paperetico, gli fanno leggere il Denzinger: vedi che stai sbagliando, allora ricusa di ascoltare la Chiesa e quindi eretico, etnico. No, noi non siamo la Chiesa, noi siamo la Chiesa discente, noi siamo l'ultima delle ultime ruote del carro, e grazie a Dio così forse ci facciamo un po' umili, almeno parlo per me. Pio XII commenta quindi il passo di Matteo 18:17. Cosa ci dice questo passo? Gesù comanda di ammonire dapprima, ci troviamo noi due, io commetto un errore, comanda a te di ammonirmi.
fra te e lui solo, certo, virgolettato, sì, il fratello errante, in questo caso sarei io, tu mi stai ammonendo, separata sede, se non ti ascolterà, prendi con te uno o due testimoni, anziani, saggi, più preparati, si va a parlare, diceva, ti presento due amici, sì, ci facciamo una chiacchierata, persone di evidente sapienza, perché se porto due scatenati a cercare di convincere un poverino che sta, certo, sbagliando, certo, siamo peggio di prima. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo alla Chiesa. Finalmente, in conclusione, se non ascolterà neanche la Chiesa docente, aggiungo io, sia per te come un pagano ed un pubblicano. Scusa, per Chiesa docente, certo, che cosa intendiamo esattamente, caro? La Chiesa che ha la potestà di legare e sciogliere. Potestà che viene conferita, data, garantita a Pietro, San Pietro e dai suoi successori, da solo, sì, o alla Chiesa con Pietro. Quello che viene detto a San Pietro da solo viene ripetuto agli apostoli con San Pietro. E questa è una cosa importante, la Dei Filius spiega e la Pastor Eternus spiegano, usano questa parola, anzi la Pastor Eternus, Pietro è stato costituito lui con tutti i suoi successori, avente la potestà di giurisdizione suprema su tutti, ed è stato costituito. La Chiesa nella dichiarazione dogmatica usa la parola costituito, che è ben differente da altro, certo, capo visibile, non invisibile, nascosto, segreto, camuffato. Quindi, costituito capo universale, pastore supremo visibile, perché sopra è necessario su tutti. Tutti devono sapere chi è Pietro. Ci sarebbero da fare alcune precisazioni, ma lo faccio nella mia ricerca, che se verrà pubblicata poi lì ci saranno tante precisazioni, certo. Quindi Gesù dice: ciò che voi legherete, ciò che voi sceglierete, Papa Pio XII non poteva essere più chiaro. E io appunto qui, in alcuni capitoli di Apologia del Papato, mi rendo conto di aver assolutamente mal interpretato e usato a sproposito la sentenza del Pontefice, per le ragioni di cui si è detto prima. Sì, sì. Questo è un grave errore di ignoranza e presunzione, per il quale mi scuso e chiedo perdono a Dio. Sto provando con tutti questi miei scritti, con tutti questi miei lavori, a rimediare. Contro i giustizialisti, ossia contro quelli che sostengono che il cosiddetto papa eretico sia automaticamente eretico pertinace, non solo, e sia fuori della Chiesa collettivo umano, e non si capisce come possano sostenerlo, in quanto anche la vista stessa, gli occhi, dimostrano che è il contrario, voglio esortare ad una ripassata di alcuni documenti. Per esempio, Pio VI, nella Auctorem Fidei, contro alcuni tipi di eretici, dice, ricordando Sant'Agostino e i padri milevitani, vogliamo e desideriamo che gli uomini che predicano prave dottrine, ossia gli eretici, virgolettato, siano sanati entro la Chiesa con cura pastorale, piuttosto che, perduta ogni speranza, siano recisi da quella, a meno che ciò non costringa qualche necessità. Dunque, cosa significa? Bisogna anche studiarlo il magistero, cercare di capirlo, perché si deve essere guidati da qualcuno di competente. Chi mi ha guidato, l'ho nominato prima, a capire questi passi. Quindi, le persone di prave dottrine, dice il Papa, e li elenca, il documento è contro queste persone, l'Auctorem Fidei, sebbene siano già in errore. Gravissimo! Il volgo sui giornali si dibatteva, sulla stampa, sui giornali, sulla stampa dell'epoca, contro queste dottrine, alcuni a favore, alcuni contro. Devono essere sanati entro la Chiesa, dentro la Chiesa, quindi non sono fuori dalla Chiesa collettiva umana. San Pio X, nella Pascendi Dominici Gregis, dice: nelle viscere della Chiesa sono questi soggetti.
Pio XII, nella Humani Generis contro i nuovi teologi, dice che serpeggiano fra i nostri figli. Oh, andiamo avanti. La Quanto Conficiamur, per esempio, di Pio IX. Dio, infatti, vede perfettamente, scruta, conosce gli spiriti, le anime, i pensieri, le abitudini di tutti, e nella sua suprema bontà, nella sua infinita clemenza, non permette che qualcuno soffra i castighi eterni senza essere colpevole di qualche volontario peccato. Nella fattispecie si sta parlando del peccato contro la fede, dove deve esserci materia grave, come sempre, per tutti i peccati. Piena avvertenza, deliberato consenso. In terra la pertinacia deve essere attestata dall'oracolo del Signore, che è il pontefice. Oh, me lo deve dimostrare, perché dire che una persona è eretica pertinace significa sostenere che questa persona è priva della salvezza, del bene più grande. Quindi non si può arrangiare, non si può andare ad arbitrio, secondo me niente. Io ho bisogno di chi me lo dica. Oh. A questo punto vorrei citare la Singulari Quadam, questa, quella di Pio IX, perché ce n'è anche un'altra. Si deve tenere per fede che nessuno può salvarsi fuori dalla Chiesa Apostolica Romana. Questa è l'unica arca di salvezza. Chiunque non sia entrato in essa perirà nel diluvio. Tuttavia, aggiunge il Papa, giustamente, nel tempo stesso si deve pure tenere per certo che coloro che ignorano la vera religione, quando la loro ignoranza sia invincibile, non sono di ciò colpevoli dinanzi agli occhi del Signore. Ora, chi si arrogherà tanto da poter determinare i limiti di cotesta ignoranza? Chi deciderà i limiti di questa ignoranza? Secondo l'indole e la varietà dei popoli, degli ingegni e di tante altre cose? Qui si sta parlando dell'imputabilità, codice di diritto canonico, codex del 17, dal 2199 al 2211. L'imputabilità dipende dal dolo o dalla colpa nell'ignoranza. Non vado oltre perché la materia è complessa, non è neanche di mia competenza. Posso capire quanto sia complessa, certo. I canoni segnalati appunto a matita riguardano la nostra legge sull'imputabilità del delitto, le aggravanti, le attenuanti e i giuridici effetti. Chi conosce un po' di latino se li vada a studiare oppure prenda un commentario. Codex del 1917, San Pio X, promulgato da Papa Benedetto XV. Non sedicesimo, sedicente Papa Emerito. Andiamo avanti. Questo è un passo molto bello, la Ubi Prima, sempre di Pio IX. Se gli armeni avessero ricusato di firmare, si sarebbero dimostrati rei di ribellione ecclesiastica e separati dall'unità della Chiesa Cattolica. Ora, questi documenti vanno conosciuti, non si può fare della nozionistica, prendi l'estrapolato. In questo caso si sta facendo una distinzione fra il peccato di scisma formale e lo scisma materiale, che ci può essere. Nel momento in cui però si arriva alla resa dei conti, o firmi o sei scismatico formale, non prima. Chiarissimo. Prima puoi avere un atteggiamento scismatico. Insomma, bisogna capire che una cosa è il cattolicesimo, altre sono le pulsioni rivoluzionarie o di pragmatismo. Con il giudizio di un'anima non si può scherzare. Ecco, un passo bellissimo che rientra anche nella nostra questione del cosiddetto papa eretico. A un certo punto, per far capire l'importanza della correzione della Chiesa, Papa Gregorio XVI, interrogato sulla questione del cosiddetto papa eretico, sulla questione dello scisma d'Occidente, lui risponde, Papa Gregorio XVI, ora, quali e quante molestie ricevette la Chiesa da Benedetto, antipapa, che pertinacemente impugnava l'articolo Unam Sanctam, ond'è che si poteva considerarlo quale pubblico scismatico ed eretico, in conseguenza per sé decaduto dal pontificato, se anche adesso fosse stato validamente innalzato. Ecco l'importanza delle correzioni. Quindi lui sta rispondendo, padre Cappellari, cardinal Cappellari, sta rispondendo ad una obiezione. Lui dice, guardate che se anche fosse stato lui il vero papa, è stato corretto dai cardinali tante volte per la sua
impugnava l'articolo della Unam Sanctam, tanto ne diceva che era da considerare comunque non più papa, non papa. Oh, quindi è importante a questo punto. Ah, un'altra cosa importante, ho appuntato qui il Sacro Arsenale. Cos'è il Sacro Arsenale? Il Sacro Arsenale era la summa degli inquisitori. Quindi, che cosa doveva fare l'Inquisizione? Come si doveva comportare? Quali erano i procedimenti che si seguivano nei tribunali? Ecco, io riporto tanti passi nella mia ricerca del Sacro Arsenale, dove si dimostra all'alto pratico che cos'è la pertinacia, come si arriva alla constatazione, certo, di pertinacia. E così, forse vi sto annoiando. No, direi che estremamente tutto importante, e capisco anche la precisione che ci metti in queste cose. Sarebbero tante veramente le domande che mi vengono spontanee, ma meglio proseguire con una certa gradualità. Se annoio, fermami, ecco. Decisamente no, Carlo, anzi io la rivedrò più volte questa intervista, e consiglio tutti di rivederla più volte, perché mi rendo conto che in effetti la quantità di informazioni è così tanta, vai vasta, ma estremamente importante. Ecco, ti va di anticipare qualche altro autore? Della ricerca. Sì, giusto? Della ricerca. Sì, io, certo, qui ovviamente ho puntato qualcosina, certo. Poi tra l'altro c'è anche un estrapolato del libro che casomai dopo, se c'è tempo, guarderemo, insomma. Ecco, è importante fare una premessa. Oggi si vive nell'epoca del democratismo, ne parlavamo anche prima, sì, quando abbiamo preso il caffè. Quindi la legge del numero, più persone dicono una cosa e più è vera questa cosa, si presume. Sbagliato. La verità di una dottrina non sta nel numero di chi la ripete. Se una dottrina è vera per se stessa, perché viene da Dio, concorda con la sua volontà. Che significa essere credente? Perché l'atto di fede dice credo nella Chiesa? Perché la Chiesa mi dice qual è la volontà di Dio. Certo. Quando si parla, per esempio, si dice, questi sedicenti papi contemporanei che dicono che gli islamici credono nell'unico Dio, nel vero Dio, che i cosiddetti ebrei, che nella realtà sono i seguaci di Caifa, gli ebrei sono un'altra cosa, i talmudisti credono nell'unico Dio, non è vero. Perché per credere nell'unico Dio bisogna professare quel culto che Dio ha comandato. Bisogna fare la volontà di Dio che è stata comunicata. Quindi io posso sì credere che ci sia un'entità superiore, ma se non mi adeguo a quella che è la sua volontà, non credo nello stesso Dio che è invece quello vero. Quindi, chiarissimo. Chiarissimo. Allora, quindi io cosa dico? Innanzitutto, la verità di una dottrina non dipende dal numero di chi la espone, né di chi la rilancia. E infatti Dio non è democratico, quasi che il popolo voglia avere voce in capitolo. Gregorio XVI lo definiva un deliramentum, questo. Ogni popolo, oggi per esempio, faccio un esempio, il popolo vuole a gran voce le unioni civili, tra virgolette. Non per questo sono vere, e non sono più dannate. Sempre restano dannate e sempre falsi matrimoni sono. A questo punto io consiglio la lettura della Casti Connubi di Papa Pio XI, che è l'unico documento, uno degli ultimi documenti che spiega bene tutta la materia. Casti Connubi, Pio XI, dove spiega anche tante altre cose molto importanti. Quindi, dicevo, sempre dannate restano. Vengo al succo a questo punto. Mi è venuto in mente scrivendo questi appunti, mi è venuto in mente un episodio che rientra proprio nel nostro caso. Okay. E lo riporto. Rapporta il Padre Natale che a Papa Innocenzo III fu richiesto dal re di Francia, Filippo Augusto, di dispensare dallo scioglimento del matrimonio contratto con Ingeburge in favore di Agnese. La questione, al netto di tutte le speculazioni degli storici, la racconta a meraviglia Sant'Alfonso Maria dei Liguori in Verità della Fede, nel capitolo contro i fallibilisti mascherati da conciliaristi. E che i fallibilisti ci sono sempre stati, aleggiano fin da Fozio, anche prima, anzi sei da sempre, sono esistiti sempre. Dopo ne parliamo comunque. Sì. Egli dice che Innocenzo III ben si guardò dall'andare contro il diritto divino
e dichiarò che non avrebbe mai potuto sciogliere ciò che Dio ha unito. Altrimenti sarebbe stato eretico, dimostrando di non essere papa. Questa storia ci fa capire la lettera che scrisse Innocenzo III suscitò tante perplessità, che è stata studiata dai dottori della Chiesa ed è stata spiegata bene in questi termini, perché lo storico che pretende di spiegare una lettera di Papa Innocenzo III secondo i criteri dello storico, non secondo i criteri del teologo, è normale che molto probabilmente prenderà una cantonata. Importante in questo episodio la negazione del diritto divino nella prassi di un pontefice o pseudotale può attestare lo stato di privazione del papato, a causa del quale il soggetto viene giudicato dal Concilio Generale imperfetto. La negazione nella prassi. Il Papa Innocenzo III dice: io non posso sciogliere ciò che Dio ha unito, perché se dovessi farlo dimostrerei in buona sostanza di non essere papa e il concilio mi giudicherebbe, avrebbe il dovere di giudicarmi in quanto giudice di un uomo, certo, non più del papa. Certo. Autori contemporanei oggi sostengono che questa sarebbe una dottrina conciliarista. Nella realtà Sant'Alfonso la sta esponendo contro i conciliaristi. Commenta Sant'Alfonso: noi rispondiamo non essere affatto dubbio che il Papa possa essere deposto da un concilio quando fosse stato dichiarato eretico, come colui che definisse una dottrina opposta alla divina legge. E questo era il pericolo nel caso accennato da Innocenzo III, come ben riflette il padre Benetti, un altro sapiente, di essere privato dell'ordine e dell'ufficio. Lui dice anche dell'ordine, qui ci sarebbe alcune cose da precisare. Comunque andiamo avanti. Che perciò egli, prima della stessa lettera, aveva scritto che non aveva ardire di definire questo punto contro il Vangelo, che dice in buona sostanza: ciò che Dio ha unito, l'uomo non osi separare. Del resto, certamente Innocenzo non intese di dire che il Papa, fuori del caso di eresia, anche fosse sottoposto al concilio contro l'autorità dei pontefici suoi predecessori, che avevano dichiarato il contrario. In buona sostanza, qual è la questione? Alcuni autori fallibilisti, mascherati da conciliaristi, in futuro, in seguito poi si chiameranno appellanti, dicevano: vedi, anche Innocenzo III sta dicendo che il concilio poteva giudicarlo, avrebbe potuto giudicarlo, se lui avesse dispensato da quel matrimonio. Ma questa non è una dichiarazione eretica, ma è una prassi eretica. Certo. E quindi Sant'Alfonso spiega: non è necessaria la dichiarazione, basta la prassi. Certo. Quindi lui in quel caso sarebbe stato giudicato in quanto non più papa, perché portatore di eresia. Certo. Nella prassi. E quindi confuta i conciliaristi. Certo. Oggi alcuni autori sedicenti cattolici sostengono l'esatto contrario. Dicono: no, chi dice che il papa eretico, cosiddetto tale, può essere giudicato dal concilio è un conciliarista. In realtà è assolutamente falso, è disgustoso, non è solo falso, è paranoico. Ora, Sant'Alfonso riporta numerose sentenze di pontefici e concili che sostengono che in caso di eresia il papa ha cessato di essere tale e può essere giudicato dalla Chiesa. Voglio aggiungere, per esempio, solo il Romano sotto San Simmaco Papa, che dichiara che il Papa non può essere giudicato al di fuori del caso di eresia, in quanto semplice uomo, non più unito a Cristo, aggiungono i commentatori, i teologi che commentano la sentenza. Insomma, mi rendo conto sempre di più ascoltandoti che sei andato davvero a scavare in queste cose e... ripeto, per me questa intervista sarà da guardare, da vedere, da ascoltare con molta attenzione, perché ci sono dei passaggi estremamente importanti. Quindi complimenti veramente per... Spero di non aver detto sciocchezze. Ma io ti ho ascoltato, non sono in grado naturalmente di valutare tutto quello che hai detto, perché dovrei avere la tua stessa preparazione in questo momento, però quello che capisco è che effettivamente c'è una grande ricerca, una grande cura, sei andato a scavare veramente
in profondità. Ti vorrei interrompere un attimo. Prego. Quello che io dico è una ricerca che io compio sul magistero della Chiesa, certo, sulla certo. storia della Chiesa. Certo. Se vogliamo parlare di teologia, la mia, guardiamola come un dossier giornalistico. Certo. Se vogliamo parlare di teologia vera sull'argomento, non di cialtroniti, questi sono i due libri che io non ho usato in questa fase del libro, dello studio del libro, ma questi sono due testi di teologia vera che spiegano e tentano di dare la risposta cristiana al problema. Quindi sì, questo, Carlo, l'avevo capito, che quei due volumi là li conosco, li conosco, quindi mi sono reso conto che tu hai fatto un lavoro, una ricerca di tipo un po' diverso. Ora, attenzione, io non sono partito, vedi, mi è stato fatto un appunto, mi è stato detto, però nel tuo libro, chi ha guardato, ha dato un occhio all'anteprima, segui un iter non cronologico, segui un iter di come li ho studiati. E attenzione, io non sono partito da questi libri. Questi libri io arrivo alla conclusione, che ancora tra l'altro devo scrivere. Io sono partito così come ho individuato questi autori, uno dopo l'altro, a centinaia. Chi ha parlato del Papa cosiddetto eretico? Cosa ha detto? Uh-huh. Studiandoli ho visto anche le varie ipotesi. Non sto parlando solo di San Bellarmino, che è il più famoso. Ce ne sono davvero centinaia. E piano piano mi sono fatto la mia idea. E più mi avvicinavo alle conclusioni, più ho avvertito la necessità di fede di dare la risposta, di cercare la risposta vera, non quella arrangiata, non quella arbitraria, certo, non quella sentimentale o presuntuosa. Comunque, così tanto di moda. Chiedo scusa per il breve. No, ma volevo dire, ho capito questa differenza. Okay. Tranquillo, penso che l'abbiano capito anche, lo capirà anche chi guarderà l'intervista, perché l'hai ripetuto almeno un paio di volte, quindi questa cosa la diamo per assodare. Ok, non la ripeterò più. Quindi dicevo, sei andato davvero a scavare, insomma, hai studiato un sacco di autori. Sì, dicevo che insomma, ho studiato soprattutto pontefici, dottori della Chiesa, santi e glorie del cardinalato, veramente tanti. Mi sono imbattuto, questo lo voglio precisare, infatti ieri mattina quando buttavo giù questi appunti ho detto vabbè, lo devo segnare questa cosa, anche in soggetti meno preparati e non ortodossi, che di proposito non ho voluto censurare, di proposito. Ovviamente ho precisato che erano soggetti non ortodossi, non cristiani. Può sembrare strano, ma anche questi ultimi, alcuni addirittura di dannata memoria, sono stati utili per due ragioni. Ragione 1, per le loro menzioni a tanti documenti sconosciuti, ma purtroppo mal utilizzati. Tante volte sai cosa si dice? Vabbè, questo libro, nel mio lavoro non posso farlo, perché io sono giornalista, io devo indagare, devo investigare, quindi io vado a controllare, certo, il titolo del documento, mal interpretato, documento casomai sconosciuto a centinaia, che se io non avessi letto questi libri anche, però nel mio caso, ripeto, i miei doveri di Stato casomai me lo possono consentire, altrimenti sarebbe una curiosità morbosa, sbagliata. Poi c'è tutto tanto altro da aggiungere, insomma, rientra in un percorso di fede, non è che uno prende il libro che non è buono e lo legge, no, sbagliatissimo. Però questi autori mi hanno saputo dare il giusto input per andarmi a trovare a cercare tutti questi documenti e trovarli, e faccio un esempio, quindi interpretarli, leggerli, non interpretarli, leggerli correttamente. Faccio un esempio, dove l'appellante, uno dei tanti testi che ho studiato, scritto da un tale appellante che difende questi appellanti. Gli appellanti ritenevano che il pontefice fosse fallibile, dunque pretendevano appellarsi alla decisione del concilio. Quindi dice no, il pontefice ha sbagliato, devo ricorrere al concilio che lo deve giudicare. Dei fallibilisti da strapazzo. Il nostro appellante usa i pontefici Adriano II, San Leone II, San Simmaco, Innocenzo III, Martino V e Eugenio IV, sei pontefici ed anche altri, che adesso non ricordo, per difendere la superiorità del concilio sul pontefice, che egli vuol chiamare eretico. In realtà non si trattava affatto di papa cosiddetto eretico. A questo punto io voglio ringraziare l'appellante per la sua segnalazione, perché vado a studiare le fonti originali e mi rendo conto
che questi stessi pontefici che lui usava male dicono ben altro. Cosa dicono? Dicono più o meno apertamente che il cosiddetto papa eretico, oppure il cosiddetto papa scismatico, avendo perduto o non avendo mai avuto il pontificato, ossia l'autorità che viene da Dio per disposizione umana, è giudicato dalla Chiesa in quanto uomo e non in quanto vicario di Cristo. Quindi lui li usava, sì, sì, dicendo: no, hai visto, questi pontefici dicono che il concilio li può giudicare. No, assolutamente, loro dicono ben altro. Dicono: chi professa eresia dimostra di non essere papa, perché è impossibile che un pontefice professi eresia nell'atto di insegnare. Quindi il concilio lo deve giudicare. Seconda ragione: uso anche questi scrittori non ortodossi, ossia non cristiani, poiché è bene capire ragioni e torto, non solo ripetere ossessivamente una proposizione piuttosto che un'altra. La cruda nozionistica non è amica della teologia. Nel mio volumetto, ripeto allo sfinimento, che non si debbono usare le citazioni che ho catalogato senza la sapienza della Chiesa, senza la guida di un vero conclamato teologo, e scrivo in maiuscolo cattolico, teologo che io non sono. Io posso fare un dossier giornalistico, una ricerca delle cronache casomai, e non si debbono usare fuori contesto. Non si debbono usare fuori contesto. Esprimo questa mia volontà, visto che si tratta di una mia fatica, e soprattutto contro i citazionisti compulsivi dei social network e dei siti web, che trovano una citazione, come anch'io facevo, trovavo una citazione: San Bellarmino ha detto che il pontefice, che al pontefice eretico si deve resistere, e la citavo all'inizio. Sbagliato, San Bellarmino ha detto tutt'altra cosa. E rimando ad un'ottima ricerca di Don Cecada, leggibile anche su un vecchio sodalizium, basta fare la ricerca su Google, Cecada, sodalizium, Bellarmino, e viene fuori la ricerca in cui spiega la verità su quest'altra menzogna. Ecco. Ma l'ultima cosa che hai detto mi ha colpito proprio tanto, perché dici... non si devono usare citazioni senza la sapienza della Chiesa, senza la guida di un vero conclamato teologo, e tu scrivi poi, e scrivo in maiuscolo cattolico, o fuori contesto. È esattamente quello che vediamo fare in maniera diffusissima. Sì. Sì. Molto, 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 molto chiara, molto importante quest'ultima, sì, parte che hai detto. Ecco, Carlo, senza svelare ovviamente tutto il contenuto della tua ricerca, ti va di fare qualche altro esempio? Sì, io ho appuntato un po' di... Prego. Appuntato un po' di, così, alcune citazioni. Non a caso, per questo motivo, ho preparato anche per iscritto l'intervista, perché a mente, sinceramente, mi viene davvero difficile, sono centinaia di... Allora, per esempio, Zaccaria, un altro teologo famosissimo, sostiene: si può dire e si deve convocare il concilio se il Papa dovesse divenire eretico, o se nella Chiesa vi sia uno scisma. Sta rispondendo anche lui a delle obiezioni, sì, e questo nessuno lo nega, dato che il papa eretico non è papa, proprio come sostiene il dotto agostiniano Agostino Trionfo d'Ancona nella sua Summa de Ecclesiastica Potestate. Ad Agostino Trionfo d'Ancona dedico un capitolo a parte del libro. Questo è solo un accenno fatto da un altro teologo. Sì. Così per l'uomo morto, uomo non è, il papa dubbio, quale il papa in tempo di scisma, per esempio, similmente non è papa. Ora, quando non è papa, non bisogna affatto meravigliarsi se i cardinali, o chi per loro, qualora essi dovessero trascurare di farlo, convochino un concilio. Oggigiorno basta un cardinale, uno, che torni cattolico, perché non sono cattolici, dimostrano quantomeno di non essere. Non è un giudizio sul foro interno, è un giudizio su quello che io esternamente vedo. Basta che uno di questi torni cattolico, ed è stato fulminato San Paolo, un fulmine anche a uno di loro potrebbe arrivare, non è escluso. Prenda coraggio per iniziare a demolire
50 anni di Vaticano II. Perché non è la questione, oggi si dice Bergoglio. Bergoglio, come dicevo nell'altra intervista, è l'elemento e la punta dell'iceberg, certo, è l'espressione cafona, è l'espressione volgare del Vaticano II. Ma noi siamo sottoposti ad una sovversione che viene dalle cattedre occupate da questi soggetti almeno dal 1965, sì, come minimo dall'approvazione del documento Dignitatis Humanae, se non erro il 7 dicembre, documento che contiene delle dottrine condannate apertamente dalla Chiesa. Già condannate dalla Chiesa, e non in un solo documento, certo. Nel tempo si arriva indietro fino a nostro Signore Gesù Cristo. La Dignitatis Humanae ha invece l'ardire di poggiare queste sue false dottrine addirittura sulla Scrittura, quindi fornisce una falsa esegesi della Scrittura in un documento di preteso magistero nell'ambito del magistero ordinario ed universale di un concilio ecumenico della Chiesa, che è il massimo dell'infallibilità, dovrebbe garantire il massimo dell'infallibilità. Queste cose le vedremo poi bene nella seconda parte di questa nostra chiacchierata. Quindi, basta, Carlo. Un cardinale. Certo. Giovanni di Torre Cremata, per esempio, cardinale Torquemada, non Torquemada l'inquisitore, lo zio, grandissimo cardinale, Silvestro Prierate, il cardinale Domenico Giacobazzi, il cardinale Gaetano, Tommaso De Vio, Francisco Vittoria, aggiungono che anche se il Papa fosse notoriamente scandaloso, se macchinasse contro lo Stato della Chiesa universale, si potrebbe suo malgrado radunare un concilio per ammonirlo. Vado avanti. Ugoni Bresciano, in Sinodia Ugonia, ma ce ne sono davvero tanti, afferma: si può legittimamente ricorrere al concilio principalmente in tre casi. 1. Allorché decida il Papa qualcosa contro la fede. 2. Allorché il suo statuto costituzione dovesse cambiare in modo da sfigurare lo stato della Chiesa universale, esempio, volesse far diventare cardinale una donna, papa una donna, per esempio. 3. Quando dovesse ordinare universalmente qualche cosa che è in se stessa cattiva, oggi diremmo una legge immorale o che vuole il male nel codice di diritto canonico, come è accaduto per lo pseudocodice di Wojtyla, che contiene dei canoni che vogliono il peccato, il male, come per esempio l'ecumenismo e tante altre cose. Papa Adriano II, parlando della questione di Onorio, sostiene: solo in caso di eresia si può colpire con anatema il pontefice. Solo in questo caso gli inferiori, egli intende il collegio dei vescovi e dei patriarchi, la persona morale, non il vicino di casa, possono insorgere. Non intende affatto fomentare resistenze di laici e forcaioli, come si vorrebbero usare questi passi. Ricorda Anfossi, un altro valido teologo: il Papa, accusato dalla Chiesa, siccome eretico, di eresia, come tale poteva essere giudicato dalla Chiesa, come osserva lo stesso Adriano II Papa, perché poi tutti questi autori si usano fra di loro, usano correttamente le citazioni. Tanti sono i pontefici che hanno parlato del Papa eretico, cosa che invece oggi del Papa cosiddetto eretico. Qui oggi viene tutto negato, dice: no, non è vero, nessuno ne ha parlato, falso, lo dimostrerò nella mia ricerca, già l'ho dimostrata a me stesso, se Dio vorrà che sarà pubblicata, lo dimostrerò pubblicamente. Sant'Alfonso, ma già con queste citazioni, si potrebbe anche dire sta manipolando. Invece nella realtà, vedere nella ricerca come faccio l'originale in latino, tutte le fonti
dove è possibile individuare nelle varie versioni, nei vari tipografi, nei vari anni, nelle varie pagine note, la traduzione in italiano, beh, allora è un po' diverso, bisogna essere proprio cattivoni per dire che ho manipolato. E alcuni ce ne sono, ultimamente me lo scriveva proprio uno su Facebook: ah no, tu sicuramente manipolerai. Quando mai? Cioè, che interesse ho a manipolare? A finire all'inferno? Cioè, se dovessi manipolare delle citazioni di santi, pontefici, padri della Chiesa, dottori della Chiesa, mandarmi all'inferno. Non sono mica stupido. Sant'Alfonso dice che il concilio imperfetto, sia generale e legale, ma senza papa, non può definire nuovi dogmi di fede senza l'autorità del papa, ma può in tempo di scisma o di papa eretico provvedere la Chiesa di pastore. Prosegue. Iddio quando questo è incerto. Anche quando questo è incerto. Sì, nel caso di scisma, di papa dubbio. Sì, certo. Iddio ha dato la potestà di eleggere il papa alla Chiesa, dice Sant'Alfonso, non ai laici che si radunano in una piazza. Cioè, un tempo, quando c'era anche l'acclamazione popolare, era un'acclamazione, attenzione, cioè ben diverso dal potere di designazione, dall'acclamazione. Attenzione, il Presidente della Repubblica in Italia viene eletto non da noi popolo. Noi, non capiterà mai nel mio caso, possiamo poi andare ad acclamare lì davanti, ma non possiamo eleggerlo. Sì, possiamo eleggerlo, certo. Oh, facciamo attenzione sì, al diritto naturale. Chiarissimo. Quindi prosegue, cioè al collegio dei cardinali o al concilio nel caso di papa dubbio o eretico, ma non nella potestà papale. La sola eresia, quindi anche l'apostasia, che è peggio, non già gli altri delitti, parla di delitti, quindi già condannati, la Chiesa, l'individuo, li condanna, diventa delitto, rendono il papa inabile al suo ufficio. Onde, in caso di papa eretico, non è che il concilio è superiore al papa. Allora il concilio dichiara il papa già decaduto dal pontificato, come colui che non può essere più dottore della Chiesa tenendo una falsa dottrina. Questo sempre Sant'Alfonso. Ed ancora si dice: nessuno ha parlato del papa eretico, solo San Bellarmino. Non è vero. Centinaia. Ed ancora, lo stesso sarebbe del caso che il papa cadesse notoriamente, pertinacemente in qualche eresia, benché allora, come meglio dicono altri, si sta riferendo a San Bellarmino, a Sant'Antonino, al Gaetano e ad altri, come meglio dicono altri, non sarebbe il papa privato, prego, non sarebbe il papa privato del pontificato dal concilio come suo superiore, ma ne sarebbe spogliato immediatamente da Cristo, divenendo allora soggetto a fatto inabile e caduto dal suo ufficio. Sant'Alfonso si riferisce a delle dottrine ben note, ora sono state spiegate da alcuni teologi contemporanei, adesso dopo lo dirò perché possono non essere ben comprese. Facciamo attenzione, infatti lo scrivo, mi ero dimenticato. Tutti questi validi autori si riferiscono al papa eretico come dottore privato, quindi neanche come maestro, come dottore privato. Per loro già bastava, non nel suo atto di insegnare. Loro risolvono la questione prima, subito, immediatamente. E alla radice. Alla radice. Non riescono neanche ad ipotizzare che il papa o il presunto tale possa diffondere l'errore nel suo atto di insegnare. Giustamente, sono cattolici, come potevano mai ipotizzare l'esistenza di un Montini, di un Wojtyla, di un Ratzinger, di un Bergoglio? Non avrebbero mai potuto pensare, cioè una giornata come quella del 1986 ad Assisi e tutte le successive, è una cosa che se si legge la Mortali Humanimos di Pio XI, dove dogmaticamente, e spiega anche in quel documento gli estremi del magistero, l'infallibilità del magistero ordinario ed universale, viene definita come la peggiore delle bestemmie contro il Padre Eterno, la giornata di Assisi.
e non lo fa solo Pio XI, lo fanno tutti i pontefici indietro fino a Gesù Cristo, perché solo lui è la via, la verità, la vita. Certo. Oh, e spiega quale culto gli si deve prestare. Non sia mai a Dio nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, veniva prestato un culto differente. Non sia mai. Non sia mai la Chiesa smetta di prestare il vero culto nella purissima oblazione della Santa Messa. Non sia mai. Invece questi signori vanno lì, tolgono la Vergine Maria, mettono la statua di Buddha, coprono i crocifissi, baciano il Corano, e così, come se niente fosse. Ovviamente, poverino, un Sant'Alfonso ha avuto anche una grande capacità di preveggenza. Sant'Alfonso, parlando dell'Apocalisse, spiega che ad arrivare agli ultimi tempi l'Anticristo riuscirà ad abolire il sacrificio della Messa, e ne vede alcune ragioni. Comunque, non voglio deviare dal tema. Quindi loro non riuscirono neanche ad ipotizzare che il Papa eretico o presunto tale possa diffondere l'errore nel suo atto di insegnare. Certo. Questa è una questione che viene risolta solo da alcuni autori contemporanei, come per esempio, senza alcun dubbio, da Monsignor Gérard de Laurier, da Monsignor Sanborn, che hanno vissuto de visu il grave problema. Voglio dire, davanti alla canonizzazione, uso le virgolette, nel preteso magistero della Chiesa, dell'ecumenismo, che è in realtà eresia per certi versi ed errore grave per altri, oltre che orrido scandalo e bestemmia a Dio, come si può non vedere? Ora, ci sono delle persone che si ritengono sapienti, i quali dicono: però, non avendolo previsto Sant'Alfonso, San Bellarmino, Sant'Antonino, loro di solito dicono solo San Bellarmino, forse Sant'Antonino e Sant'Alfonso neanche li hanno studiati, non avendo previsto l'eresia nell'atto di insegnare, dicono che è impossibile. Non succede. Capisci la logica? Certo. L'illogicità, sì, certo. Proprio la manipolazione, c'è qualcosa che non va in queste menti, perché basta aprire gli occhi e io vedo che nell'atto di insegnare stanno sbagliando. Mi basta controllare, mi basta prendere un argomento, per esempio ecumenismo, no? Sì. Culto, non ecumenismo, perché adesso sono furbi nel Denzinger, se cerchi dietro ecumenismo trovi tutto il Vaticano II che tesse le lodi, una cosa fantastica. Devi cercare culto e devi andare alla ricerca qui dentro di tutte le sentenze sul culto cristiano infallibile, che non può, poi vedremo nell'infallibilità, non può contenere errori di dottrina e di morale, e lo vai a paragonare con quello che dicono nei pretesi documenti di magistero ordinario ed universale che loro presentano alla Chiesa universale sull'ecumenismo, sul culto. Ti metti le mani nei capelli. Allora, questi alcuni autori contemporanei che dicono: no, ma San Bellarmino, come anche Sant'Afonso, sì, non ha previsto l'eresia nell'atto di insegnare. Allora non è possibile. E vabbè, e allora vuol dire che non ci vedi. E quindi non l'ha previsto. Che c'entra? Mille anni fa non era previsto neanche il tumore. Allora il tumore non esiste? No, bisogna ragionare, bisogna usare il cervello. Usare il cervello, non che io lo sappia usare, ma io quantomeno so leggere. Memorizzo quello che leggo, insomma. Quindi qui ho appuntato, non che ce ne fosse bisogno, ma ho rilevato le ragioni, questo l'ho appuntato a matita, le innumerevoli ragioni di Padre Gerard, di Monsignor Sanborn, sì, di Don Francesco Ricossa, di tutti i sacerdoti e vescovi che fanno, che seguono la tesi di Padre Gerard, che fanno parte dell'Istituto Mater Boni Consili. Dottrine le ho rilevate in Sant'Antonino, in San Bellarmino, in Agostino Trionfo, in Tommaso Elisio e in tanti altri, che spiegano quello che esattamente Padre Gerard, in maniera molto migliore, perché ha anche vissuto la realtà, quindi casi concreti, riuscirà a spiegare e a risolvere. Senza farti annoiare troppo, io dico anche qui. Io scrivo... non mi sto annoiando affatto, okay. Perché ascolto con un interesse incredibile. Grazie. Volevo solo aggiungere che ci sono anche, questa è così
una piccola parentesi, scrittori e giornalisti che si definiscono cattolici tradizionalisti che poi elogiano il buddismo. Dove leggi la parola tradizionalista già non è cattolicesimo, già che c'è qualcosa che non va. Ne parliamo poi dopo. Sì. Quando parleremo dicono il magistero tradizionale, perché c'è un magistero non tradizionale? E stiamo scherzando, e che cos'è? Come la medicina scaduta e lo yogurt che scade. Quindi va compreso che cosa si intende per tradizionalista. Penso che sia la chiave. Il magistero è magistero o non è magistero. Ora qui questo Denzinger, che è del 2009, ora ci sarebbe tanto da spiegare anche di questo. Comunque, prendiamolo. Qui, fino a un certo punto, ovvero fino a Pio XII, ecco qua, voglio cercarvelo. Quindi l'Humani Generis è l'ultimo documento che viene riportato su questo Denzinger, che è proprio l'eredità che Pio XII lascia, diciamo prima di morire, un po' prima, qualche anno prima, nel 1950, lui ci ha lasciato nel 58, contro... Tutto quello, questo è paradossale, quest'ultimo documento, Humani Generis, guardate il Denzinger, loro come sono furbi adesso. Questo è il magistero della Chiesa, che viene definito tradizionale dai tradizionalisti. Da qui in avanti, guarda che malloppo, è quello del Vaticano II a seguire. Questo è la separazione, la Humani Generis. Pio XII, prima di morire, condanna tutta quella che è la religione dal 1958 ad oggi. Quindi circa 2000 anni sono contenuti qua, 50 anni sono contenuti. Perché? Qua. Perché sono dei sofisti, certo, scrivono certo, tutto il contrario certo, di tutto, certo, dicono una cosa che deve far contenta te, un'altra cosa che deve far contenta me. Noi no, perché grazie a Dio abbiamo la stessa fede, quindi tutto ciò che ci deve far contenti ci fa contenti insieme. Sono veramente dei maestri, però il sofista lo smascheri facilmente. E dopo vedremo. Allora stavo dicendo che nella mia ricerca... Ah, per esempio, ecco, scrivo di Papa Giovanni IV e Papa San Leone II. Belle queste vicende, perché loro spiegano che Onorio I, per esempio, che non fu affatto eretico, né lo fu nel suo atto di insegnare, fu biasimato innanzitutto dopo morto. Quindi quando qualcuno dice no, perché hai visto il concilio, il pontefice si è sbagliato a condannare Onorio che non era eretico, quindi dicono è stato fallibile, falso, dopo morto, e non lo condanna, viene biasimato e gli resta Papa della Chiesa, di fatto viene biasimato in un'apposita proposizione e lontano dai nomi degli eretici che vengono anatematizzati per eresia, perché scrivendo privatamente a Sergio non spense subito la fiamma dell'eresia e fu negligente. Questa è la sentenza di San Leone II. Ora il cavalier Moroni fornisce nel suo dizionario di erudizione una grandiosa apologia del pontefice, che non fu mai dichiarato eretico formale, per esempio, e venne difeso addirittura, udite udite, da Fozio, nemico della Chiesa romana. Oggi, questo l'ho appuntato a matita ieri sera, oggi i fallibilisti attaccano Onorio, i fallibilisti lo calunniano per difendere la loro eresia. Neanche Fozio arrivò a tanto, e stiamo parlando di un personaggio dannato, terribile. Nella mia ricerca, difatti, Papa Innocenzo III afferma: la fede mi è tanto necessaria che, non avendo altro giudice fuorché Dio per gli altri peccati, per il solo peccato contro la fede posso essere dalla Chiesa giudicato. Per il solo peccato contro. Sì. E a questo punto sorge un dibattito. Perché? Perché c'è un frammento famoso che si chiama Si Papa, che è stato inserito nei canoni, che viene rilanciato anche da Papa Innocenzo III, che secondo alcuni non sarebbe di San Bonifacio, e quindi hanno aperto tutto un dibattito. Questo frammento dice: il Papa, no, secondo alcuni, secondo sì. uno, sì. il Papa non può essere giudicato da nessuna autorità umana, tranne se esso cadesse in eresia, abbia deviato dalla fede. Sì. Ora,
questa persona e chi lo segue sostiene no, perché questo canone è stato erroneamente attribuito a San Bonifacio. Sì, ho capito, ma se ha convinto vari pontefici, concili, dottori e santi, decine di cardinali, addirittura inquisitori che erano il top nella conoscenza della materia, allora voglio dire, se erroneamente è stato attribuito a San Bonifacio, va bene, non fa niente, lo hanno condiviso in centinaia, e non è che stiamo parlando del tabaccaio, certo, o di me che tolgo le foglie da terra qui in campagna, insomma, ecco. Oh. Quindi che c'entra che è stato attribuito erroneamente a qualcuno? Vedi come sono, come non ce la possono fare. Io mi auguro che prima o poi capiscano che è sbagliato tutto questo. È sbagliato. Direi che, Carlo, che per quanto riguarda questo primo argomento possiamo anche ritenerlo al momento affrontato. Vorrei passare, se è d'accordo, al trattare dell'infallibilità del Papa, non dopo però averci un po' spostato, perché il sole ormai ci ha raggiunto. Il sole adesso si ha colpito. Sì. Facciamo una piccola pausa. Facciamo una pausa e poi riprendiamo la seconda parte. Ci diciamo anche l'Angelus, dovrebbe essere mezzogiorno. Va bene, grazie.